E alla fine me l'hanno realizzata. Eccola qua, Marika Frusci in versione statua. Vabbè, diciamo che potrebbero farmela un pochettino più grossa, date le dimensioni, però questa è veramente eccezionale, una bellissima riproduzione. Ringrazio veramente il maestro Ferrigno che mi ha dedicato questa statua così bella, ma così rappresentativa, perché rappresenta un percorso, il mio percorso professionale, da ragazza comunque inesperta di calcio a ragazza che invece studiando e partecipando a diverse trasmissioni è riuscita veramente a inserirsi a livello ottimale nell'agglomerato Napoli. E questo è bellissimo, il riconoscimento di un lavoro, il riconoscimento di un percorso che mi ha fatto veramente capire quanto sia questa giusta la strada da percorrere per arrivare ad affermarsi e per arrivare soprattutto ad affermarsi con competenza, perché il percorso che ho fatto è un percorso lungo, ma è un percorso comunque che mi ha fatto crescere, è un percorso che mi ha dato modo di esprimere la mia passione, che è lo sport e il calcio in particolare, e soprattutto la passione per la mia squadra del cuore, il Napoli, studiando, imparando i linguaggi specifici, le terminologie giuste, per poter andare in ogni salotto televisivo in maniera competente, a testa alta, insomma, sia a Napoli ma sia al nord Italia.